Così mi sentite, vero? Però penso faccia schifo l'audio, giusto? Datemi un feedback in chat, per favore. Non capisco il problema. Tu mi senti? Ora mi senti? Audio decente? Perché non è un granché quello della webcam. Vabbè, eh, vorrei dire che faremo la live così l'audio penso che faccia abbastanza cagare, un po' alto. Poi penserete, ah, guardate questi idioti che non fanno neanche le prove prima, invece sì, è quello il punto. Ditemi com'è l'audio, va bene così. Tu sei mutato comunque, ex. Vabbè, andiamo avanti così, quindi eccoci con questa nuova puntata di Bold Online, settimo episodio C'è il ritorno, come potete vedere, di Axel, con i capelli sempre più lunghi L'idea della live è sua, perché ci teneva tanto a parlare del suo amatissimo Lipsia E del signor Uncunku che vedete alle mie spalle e... Bentornato Axel <ride> Grazie e buonasera a tutti Allora, eh... io avevo intenzione in realtà di... Iniziare un po' parlando rapidamente delle partite, partite di ieri eh, di Champions League con il Villarreal che ha a sorpresa eliminato il, il Bayern Monaco, dopo l'andata vinta 1-0, pareggio 1-1 con gol decisivo di Ciuquese, mentre il Real Madrid ha eliminato meritatamente il Chelsea con 3-2 con assist fenomenale di Luca Modric. Oggi invece abbiamo Atletico Madrid-Manchester City. L'andata è finita 1-0 per eh, la squadra di Pepe Guardiola, mentre l'altra partita è Liverpool in Fica, che è finita 3-1. Come sempre, vi ricordo che potete fare un po' tutte le domande che, che volete. Eh, vi ricordo che di Manchester City Atletico Madrid ho parlato mercoledì scorso in live, quindi se eh, volete vedere un po' come potrebbe andare la gara di ritorno, più nel dettaglio, vi consiglio di recuperare quella. Eh, chiedo ancora scusa per la questione audio, eh, non capisco. Eh, ho fatto tutte le prove del mondo e funzionava. Ma mi rendo conto anche adesso guardando le impostazioni, che non esce assolutamente nessun, eh, nessun audio da, da quel microfono lì. Quindi va eh, Stavo ascoltando Afghanistan: l'invasione sovietica e il fallimento americano. Potete se un ascolto migliore, eh, boh, dipende. Eravamo muti fino a due minuti fa. Quindi non so, non so. Allora, per quanto riguarda le partite di ieri, molto rapidamente, eh, se volete la mia, su Bayer con VR Real si è già detto troppo, secondo me, si parla della classica partita in cui l'allenatore innovativo, con le grandi idee di gioco offensivo, ha perso contro il classico allenatore che è la sfanga. In realtà non è andata assolutamente così perché Emir in realtà in queste partite è un maestro, è uno dei migliori allenatori sulla piazza quando si tratta di... Preparare una gara secca o una doppia sfida come in questo caso Secondo me nella doppia sfida il Villarreal ha meritato di passare Perché il Bayern Monaco è arrivato in questo periodo così cruciale della stagione Secondo me un po' indietro a livello di forma I giocatori più importanti non sono messi benissimo eh, Sané su tutti, a livello di impatto è stato tra i migliori al mondo Secondo me quest'anno sta facendo un po' di fatica adesso Ma anche Müller e Lewandowski Chiaramente ha dato merito a, eh, anche ai difensori di Villarreal, per esempio da questo signore qui, Pau Torres, di cui vi ho linkato l'articolo, ma soprattutto in realtà del compagno di reparto Raul Albiol, che a 36 anni ha vinto il premio di migliore in campo, abbastanza meritatamente. Da che ci sono, vi mando anche l'articolo su Nagasman e poi ho, anche già quello ho già pronto quello su Unkunko, quindi non ti preoccupare. E, e quindi così, Riyama dei Chelsea invece, mh, secondo me nella doppia sfida ha giocato meglio il Chelsea eh, Che ha pagato molto il, quei 5 minuti, 10 minuti dell'andata con la doppietta di Benzema Al ritorno secondo me ha fatto una gran partita il cioè Chelsea, meritava assolutamente di passare L'unica cosa è che l'assist di Modric ha secondo me, tagliato le gambe completamente alla scuola di Tuchel che Non è riuscita comunque a fare neanche un gol contro una squadra che presentava in difesa a un certo punto Lucas Vasquez a destra, Marcello a sinistra, quindi due non difensori, e Alaba, difensore centrale in un blocco basso, che non è un difensore centrale a blocco basso, e eh, Carvajal che fa schifo terzino destro quest'anno, quindi figurativi difensore centrale. Per quanto riguarda invece le partite di eh, domani di Europa League, che è la fine del momento di oggi abbiamo eh, Atalanta-Lipsia ovviamente alle 18.45 dopo l'1-1 dell'andata Barcellona-Eintracht-Francoforte che è finita ugualmente 1-1 eh, se ci rimane il tempo penso che parleremo un po' di quella eh, abbiamo Lione-West Ham alle 9 sempre ed è sempre finita 1-1 poi Rangers-Braga che è un po' la partita meno interessante o la più interessante secondo dei vostri gusti del, de dei quarti di finale ecco eh, non so Axel, tu che okay, come sei messo? Mm, io posso tranquillamente continuare a... <ride> Continua? Ok, vedo un po' la chat, cosa mi dice. Anche Dammuti, guarda, ne dubito, ne, ne dubito fortemente. Siamo belli, eh? Questo va detto. Poi se ci giriamo sembriamo anche un pochino più femmine, quindi tanto meglio. Marco, senti la tua legacy a rischio stasera? Cosa dirai ai ragazzi per partita? La mia legacy non è a rischio, è... Eh è già ovvio come andrà a fine la partita, vincerà passerà l'Atletico. Ne sono certo di questa cosa. Non chiedetemi perché. Tra l'altro, secondo me è una cosa molto interessante che dopo la partita dell'andata ho letto dei commenti che in parte condividevo sul fatto che come si sentono i giocatori dell'Atletico Madrid a giocare quel tipo di calcio? Nel senso, se tu giochi per Guardiola, secondo me ti diverti anche a giocare per Guardiola, comunque tocchi tanto la palla, giochi tanto in attacco, mentre in partite come questa giocare per l'Atletico Madrid Può essere un po', un po' noioso, nel senso devi sempre pensare a difendere. Soltanto in queste partite come quella dell'andata, dico, e eh, l'Atletico non gioca più così quest'anno. Però in realtà ho sentito la conferenza stampa di Coche e, e ho capito lì che Simeone è un allenatore di livello perché riesce a convincere eh, i giocatori mh, a, a credere nel suo, nel suo metodo, nel suo stile di gioco. Ed è una cosa importante, lo fa tanto Guardiola con uno stile di gioco, tanto Simeone con un, uno stile di gioco opposto. Quindi io mi aspetto una partita simile a quella dell'andata, l'Atletico necessariamente dovrà provare ad andare un pochino più in contropiede come ha fatto all'inizio del secondo tempo eh, dovranno essere entrambi molto pazienti il City paziente, ehm, forte del vantaggio Paziente a, nel girare palla, nel cercare gli spazi. L'Atletico, paziente a non disunirsi troppo e a trovare gli spazi giusti in contropiede. Su Liverpool e eh, Benfica, in realtà, non ho tanto da dire perché non ho visto la gara d'andata. Però mi sembra abbastanza indirizzata, onestamente. Quindi non aggiungerei troppo, troppo sinceramente. Ehm, oggi finisce il giochismo. Il giochismo è, è già morto un po' ieri, però non importa. Bisogna chiedere a Joe Felix se è contento. Concordo, eh, è quello. Eh, di cui si è parlato di più eh, riguardo al discorso che facevo prima, no? Se, se sono contenti di giocare in questo tipo di calcio. È noioso per Joe Fakes perché è un sogno. E eh, oddio, eh! Coque comunque in nazionale è abituato a tutt'altro tipo di calcio e anche da, da protagonista. Tipo Charles Manson, non ho capito il riferimento a cosa però. <ride> Quindi argomenta un po' di più. Allora, ehm, avremmo voluto avere ospite oggi eh, Gianmarco, come abbiamo fatto per eh, la partita contro il Leverkusen dell'Atalanta in Europa League, però è molto incasinato in questo periodo, chi lo segue su Twitter lo sa, è, è un po' assente perché sta facendo quello che non sto facendo io, ossia lavorare alla tesi. Eh, L'idea era di parlare un po' meglio di, eh, di Atalanta Lipsia, nello specifico dell'Ipsia, l'abbiamo già parlato un po' eh, nella prima live. In cui abbiamo parlato di Lipsia, Bayern Monaco Vediamo un po' meglio alcuni, alcuni giocatori Abbiamo provato anche qualche grafico Non abbiamo clip frame particolare oggi Giusto? Perché abbiamo deciso di farla un pochino più leggera eh, Quindi sarà una cosa appunto un pochino più una, una chiacchierata Io giusto qualcosina ho preparato... Eh, un paio di, di video di quella lavagna tattica che avevo mostrato un po' di live fa per vedere alcune cose che mi sono piaciute della gara d'andata. Che ho recuperato soltanto stamattina eh, perché purtroppo non ero riuscito a vederla in diretta. È stata una partita bellissima, cioè, tra le più belle dell'anno. Due squadre che giocano a eh, dei ritmi allucinanti. Allora, ehm... stiamo guardando prima che ci ha messo il Segui ieri Matt Giù. Matte Andres, e due ore fa Stefan Costa che è in eh, chat tra l'altro e Gio Press circa un'ora fa vi ricordo oltretutto che eh, siamo un po' ovunque ci potete trovare nel nostro sito The Gaggen Press l'ultimo articolo che è uscito è quello di, su Victor Osimen di Matteo Giuseppe De Rosa il penultimo è quello su Mario Balotelli di Luca Intoccia siamo anche su Instagram dove postiamo praticamente quasi ogni due giorni un reel l'ultimo è quello su Luca Modric, l'assist di qui Avete visto sicuramente molti replay, poi siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo su Spotify perché c'è il nostro super podcast condotto da Marcello Ponti, siamo anche su LinkedIn e su TikTok. Oltretutto vi ricordo che se avete un account Amazon Prime potete farci la sub gratuitamente. Allora, tanto YouTube li cancella, sì, eh... <ride> puntualmente quando mettiamo le clip qua su, su Bolton Live ci bloccano il video perché a quanto pare dopo 1.5 secondi il video è... wow, entra il copyright, vabbè. Eh, ah, ciao bello, ciao bello. Ah, ci hai messo il segui tu. Adesso, a posto. <ride> ciao Matteo. Ho, ho anche spammato il tuo articolo, quindi più bravo di così non si può. Axel ti sento, quindi non so se se ci sei, batti un colpo se ci sei. Sì, sì, ci sono. Ci sono? Guarda la live è per lo più tua. Io ti ho gestito il pubblico per questo quarto d'ora con due minuti di silenzio. Però penso di essere una cavata discretamente, sì, partiamo infatti, da quello che vuoi ti tu. Ti ho lasciato come uno streamer alle prime armi, ormai sei diventato professionista, <ride> e ho per forza, fatto 50 live ormai. Aspetta ti abbasso un po' il microfono, ok? Vai pure. Ok, allora, beh. Prima di tutto la cosa più importante l'hai detta già te, che è stata una partita pazzesca. Ci sono stati circa una cosa come... Mi sentite? 3... Sì, sì, sì. Perché? Cazzo, è lo stesso microfono di prima, non capisco. Vabbè, scusami, vai pure. È circa 3xg per, uh, per Lipsia contro 2,5 sì. per l'Atalanta, una roba del genere. Ho, ho le stats. Ecco, vai. Eccole qua. Questa è l'estate della partita. Ho trovato anche il baricentro della linea difensiva, tra l'altro. Le, le commento io se vuoi. Abbiamo. No, ti rimporta. Sono sbagliati quelli dell'Y, in realtà sono 11 e 4 in porta. Ho dimenticato di, di cambiare quello. Chiedo scusa: expected goal 2.5 e 1.4. Ma viziati dal, dal rigore di, di Andre Silva. E direi anche dalla risposta al dal rigore di Andre Silva, che comunque era un'azione grossa, non grossissima, ma grossa. Quindi, comunque, cioè un, un expected goal l'hanno fatto secondo me da quell'occasione lì. Circa sicuro, sicuro. Era 0.34 più o meno il colpo di testa, ecco quindi siamo ormai. a. Uno è giusto, uno è qualcosa Poi, non shot expected goal, 1.2, 2.4 Dico subito una cosa Ripeto, io non ho visto la partita, ne ho sentito parlare benissimo Ma è la classica partita di cui, vedendo le stats, penso che questa qua la devo vedere per forza Perché ha delle statistiche stranissime Perché l'Atalanta ha tirato il doppio, ripeto, qua sono sbagliati, sono 11 questi dell'Ipsia Ha tirato il doppio, ha creato un expected goal in meno Poi, contestualizzando, si sa perché ha creato molti molto più non-shot non expected goal, più expected threat, ha tenuto meno la palla, ma ha tenuto molto di più il dominio territoriale. È una verità stranissima. Cioè, il 62% con 44% di questo palla vuol dire che l'Atalanta ha giocato poco il pallone, ma ha probabilmente recuperato palla spesso alto e ha eh, controllato il pallone molto sulla tre quarti. Ma anche la linea difensiva. l'Ipsi ha tenuto più il pallone, ma ha difeso bassissimo per ripartire in contropiede. Suppongo. Cioè, suppongo. L'ho vista la partita. Però supponevo prima di vederla. E invece ha difeso alto. Vai pure. <ride> Volevo fare il riassunto statistico. Allora, io avevo guardato da, da, da Fotmob. Sì. E che sono, ci sono divisi per tiro. No? Ti fanno vedere tutti i tiri quanto sì, valevano. Sì. E oltre al rigore, c'è il fatto che al 90 sul calcio d'angolo, c'è stata la, ah, sì, sì, la sequenza di tiro di Soboslai uh, Colpo di testa di Orban e tiro di Astenberg. Eh, tocco di Forsberg sotto porta e tiro di Muchiele che eh, per Fotmob valeva circa 1.2xg, una roba del genere. Quindi... E... Per... <ride> la, eh, tutta la sequenza, non il tiro. Questa di sequenza. <ride> sì, sì, sì. sì, sì. E, quindi questi dati qua sono un pochino bugiardi, nonostante uh -huh. ormai sia diventato tifoso dell'Ipsia dell però bisogna dire che ha giocato una partita migliore. E soprattutto Gasperini ha incartato abbastanza tedesco, ma in generale tutto il Lipsia ha mantenuto abbastanza il controllo nonostante il possesso palla. Perché eh, con un pressing totalmente posizionale, in cui lasciavano scambiare i tre centrali in tranquillità, proprio il Lipsia ha iniziato, soprattutto alla fine del primo tempo, a forzare palloni sulla profondità. Perdendo palloni su palloni, perché ovviamente l'unica cosa che non devi fare contro i tre difensori della Calante dell è metterti a giocare sulla profondità, sulla velocità e sul fisico. Infatti, Demiral Miral ha... ha dominato la partita totalmente. Yes. All'inizio esatto. All è stata abbastanza equilibrata la partita, molto simili le due squadre. C'è stato il grande gol di Muriel, che comunque dimostra sempre di essere non a tirare fuori il coniglio dal cilindro ehm, c'è stato un altro tiro di Muriel appena fuori c'è stato il pallone di Andre Silva c'è stata l'occasione per un cuncu partita molto equilibrata all'inizio eh, poi c'è stata una fase di dominio proprio all'Atalanta proprio perché continuavano a forzare il pallone in avanti e lì Domiral ha dominato il Lipsia teneva la palla per 10 secondi lanciava a lungo e recuperava l'Atalanta Avevo eh... preparato questa cosa sul pressing dell'Atalanta. Ci sono pubblicità di Carrefour. Grazie Carrefour da pubblicità. Ho notato questa cosa qui. Come dicevi tu che l'Atalanta ha lasciato comunque impostare i, i difensori del, dell'Ipsia. Ho notato sì. soprattutto questo che... Eh, qua ho l'azione che parte dal portiere. Ok. E notiamo subito come in realtà quello ha lasciato soprattutto libero di impostare. Dei tre è Closterman Perché? Muriel va su Orban, Copminer eh, su, su Campbell, poi marcatura uomo dei due centrocampisti sui due centrocampisti. Pessina va su eh, Guardiol, Atebor sale eventualmente su Ancheilinio e Klosterman è libero di impostare. La cosa interessante è che Pasrich non fa quello che fa Pessina, ma preferisce. Bloccare la linea di passaggio su Enrix e obbligare l'Ipsi a giocare eh, lungo in verticale. Come hai detto tu, però, se giochi in questo modo contro Atalanta sei, sei morto. Infatti, i centrali hanno fatto un partitone. L'idea è questa: palla diretta a Andre Silva e Demirallo, Mirallo, palomino eh, dominanti in, in quella situazione lì. Poi ne ho preparato anche altre, adesso non mi ricordo neanche quali. Però, questo l'ho trovato molto interessante l'idea di lasciare libero apposta Closterman. E infatti, mi veniva anche una domanda da farti in questo senso. Probabile che giochi sì, ma can dopo la partita che ha fatto domenica, spero di sì. Ha fatto, non so se hai visto il terzo gol dell'Ipsia, ma praticamente è lui che no. recupera palla, fa 60 metri e palla al piede. Ecco. Lancio, ecco. cambio di gioco per un kunku, colpo di testa in mezzo all'aria e, e assist del 3-0. Perfetto, sì, sicuramente... quindi la, mi, mi risponde già da solo. Puoi fare la stessa cosa con Simakan, cioè puoi lasciarlo così libero di impostare. Non che Closterman non sappia impostare, in realtà è bravo anche in conduzione, ha una buona tecnica, è un, è un terzino in realtà. Closterman di nascita, ma puoi fare la stessa cosa con Simakan o rischi di pagarla? Ma allora, Closterman, in assoluto, diciamo impostazione al basso statica, è anche più forte di Simakan uh -huh. ad impostare, che è un giocatore che tecnicamente non è eccezionale. Però è uno di quei giocatori molto pulito che trova le linee di passaggio semplici rispetto a Glosser. Ma chiaramente ha il vantaggio che ha una gamba clamorosa e può rompere le linee del pressing da solo. Poi, se possa farlo con costanza, non capita spesso, insomma, nelle partite dell'Ipsia. però è uno che ha quella gamba lì. Sicuramente è una soluzione che può cercare, insomma. Quindi per far felice Luca in touch in chat possiamo dire che Maldini, sia che, avesse, sia che prendesse Simacan, sia che prendesse Tomori, come poi ha fatto, ha fatto una, comunque una buona cernita tra i nomi, cioè sarebbe cascato in piedi con entrambi. Sì. Mm, pure diversi sì, come giocatori. Sì, secondo me, allora, Tomori, giocatore già di livello super, in questo momento nettamente superiore a Simacan, che però c'è un potenziale clamoroso, perché è veramente uno che in attacco è molto diligente può spezzare le linee, ma comunque è uno che imposta decentemente e fa quello che deve fare in difesa è uno che ha un fisico che penso ci abbiano due o tre giocatori al mondo io mi ricordo quando guardavo le partite per fare l'articolo su Nkunku eh, Paris Saint Germain Lipsia, palla in profondità Mbappé contro Simacan Partiti dallo stesso punto, eh. più veloce Simacan. E eh. questo è il tipo di giocatore atleticamente che c'è. Poi fa delle cose, ogni tanto riparte delle cagate allucinanti, come contro il Dortmund che ha lasciato l'unica occasione a Holland. Ha oh, lisciato una palla. Giocatore al potenziale eccezionale, insomma. Che anno è? 2000? Oh. 2000 sì. Yes, 2000-2000 fortino anche lui qua ci chiedono demiro può diventare un difensore importante anche a livello europeo eh, nì. dipende dove dove gioca secondo me cioè, il sistema atalanta secondo me lo premia lo, lo eleva se deve sempre andare sull'uomo non deve pensare troppo eh, secondo me forse gli manca qualcosa a livello tecnico non è niente di che quindi non so, dipende da dove va, se deve giocare con, che ne so, con Guardiola per rimanere sul, sul discorso di settimana scorsa, anzi dell'altro giorno, no. Se deve giocare in un Lipsia o in un, con Nagelsmann anche in certo senso, di più. Sì, pensavo proprio guardando la partita cosa sarebbe l'Emiral al posto di Orban al centro sì. di difesa del Lipsia. De Miral ha dimostrato in questa partita esattamente quello che è, ecco, partita dominata in lungo e largo. Quando deve correre avanti, deve correre indietro. Primo momento in cui si è trovato in uno contro uno al limite dell'aria, calcio di rigore, leggero. È calcio di rigore, l'ha proprio lasciato lì. Keka va di fronte in Kunku e non uno che va vai tra allora. però. Ha lasciato lì. Guarda, faccio vedere una cosa che è un po' una uh, delle soluzioni che ha cercato di proporre Tedesco. È che si... è una giocata anche abbastanza normale, ma magari The su una cosa del genere va un pochino più in difficoltà. È la stessa situazione di prima: Closter è anche libero di impostare. Due contro 2 qui. C'è il movimento incontro di un e Andre Silva che poi attacca alla profondità. Facciamo finta che qua non ci sia Zappacosta. L'ho messo qui per mostrare come ha giocato l'Atalanta. Perché Zappa era appositamente qui per coprire questi, questi proni in profondità eventualmente. Ma su una giocata così, magari Demiral fa più fatica perché deve magari anche pensare un attimo di più. Eh, tra l'altro ho anche notato che Tedesco ha tolto Andre Silva. Ha giocato male, ma non è colpa tanto sua, secondo me. Si è trovato costretto a fare una partita difficile contro i centri dell'Atalanta. Ha, tolto... ha tolto Andre Silva e ha messo Forzberg. Quindi cambiano completamente il modo di giocare, secondo te perché? Allora, intanto, secondo me Andre Silva ha giocato una partita. Cioè, non è tanto lui che ha giocato male, è proprio la difesa dell'Atalanta. Sì, sì, era, era quello che intendevo. Si è trovato costretto a fare una partita difficile e ha so cioè, avuto difficoltà. Sì, perché è stato anche bravino a pulire qualche pallone. Ha mostrato che è un giocatore tecnicamente di alto, alto livello per essere una, una prima punta. E alla fine quel pallone sporco che ha ricevuto l'ha messo sul palo. Insomma. Eh, il cambio l'ha fatto subito dopo aver segnato il gol e chiaramente voleva togliere il punto di riferimento uomo su uomo e centrali di Atalanta per creare qualche buco sempre per attaccare la profondità con un concorso sì. a quel punto perché per il resto certo. sia Forsberg che Dani Olmo sono giocatori più statici diciamo Olmo o Maluccio secondo me anche lui non nelle condizioni Moluccio. migliori però Moluccio. Diciamo che si è vista la differenza rispetto a quell'Italia Spagna con conucci clinic che non andavano mai a prenderlo quando veniva incontro e con Demirale Mirale Pallomino che invece lo seguivano ovunque. Sì, ha fatto Ascolta. vedere con Cop Miners la differenza della partita a livello di pericolosità è stata abbastanza lì. Uh, Cop Miners ha fatto una grande partita nel trovare gli spazi Olmo sì. Malino, Malino un po' nascosto. Esatto, nascosto, ci cioè, si è visto veramente poco. Um, visto che hai già citato un kunku, in realtà non voglio già parlare di un concu, Però, una curiosità: eh, con Andre Silva, coppia un cuncu, Andre Silva, eh, entrambi sanno fare entrambe le cose: siano sia a venire ad associarsi che ad attaccare la profondità, eh, mentre però comunque magari più capita più spesso che sia un Kunku a venire incontro e Andesilva attaccare la profondità mentre con Forsberg e un Kunku è più facile il contrario come dicevi tu Forsberg che viene incontro e un Kunku che attacca la profondità quale due versioni preferisci per un Kunku dico e non in generale preferisci un Kunku che attacca la profondità perché legge gli spazi come nessuno o un Kunku che viene ad associarsi e dà un pochino più di qualità alla manovra um, allora All'inizio stagione giocavano con Nkunku e, e Polsen e il terzo era Forsberg o Soboslai perché Daniel Olmore è infortunato e la differenza tra quando giocava insieme a Andrea Silva e quando giocava con Polsen era chiara, cioè Nkunku quando giocava con Polsen era un giocatore dieci volte più pericoloso perché giocava uh, dove voleva. Dal momento in che hai Dani Olmo, secondo me lo stesso giocatore che abbiamo visto iniziando con, uh, con uh, Polsen è diventato anche con Andre Silva. Quindi in generale okay. la coppia Andre Silva con Q funziona e funziona molto bene finché c'è Olmo, okay. o finché okay. c'è un soboslai in, in grande giornata che capita ogni tanto. Um, la soluzione con Forsberg è una soluzione molto. Così, mh, per la partita da, da partita in corso, per la lettura di tedesco in una partita in cui vuole creare più caos davanti, un sa fare tutte quelle robe lì. Eh, è chiaro che Andrea Silva gli dà la possibilità di leggere degli spazi, mh, diciamo, tra virgolette, secondari rispetto al sì. dover attaccare la profondità dritto per dritto. Vabbè, Anche insomma, comunque... puoi, farlo, puoi farlo giocare con chi ti pare comunque. comunque. Secondo me, sempre sì ma comunque finisce per essere un attacco alla profondità contro Demiral, che per quanto lui sia molto forte fisicamente, è... è Demiral, insomma, E anche la settimana scorsa ha spostato chiunque. Ne approfitto perché stanno facendo domande sullo stesso signore, e so che tu hai una posizione abbastanza forte su di lui. Tra l'altro avevo preparato un grafico, ma non lo trovo, quindi mentre ti faccio rispondere alla domanda, io cerco il grafico, perché mi ha incuriosito parecchio. Prima domanda è di Luca, chiede di Soboslai che fine ha fatto perché, comunque, si parlava di lui gli anni scorsi con termini veramente entusiastici: doveva essere una delle next big thing. Poi si è un po' perso anche per l'infortunio, sicuramente. E anche Matteo ci chiede: Può partire dall'inizio? Natomi, poi abbia fatto bene in quel poco che ha giocato, quindi svisceraci un po' l'ungherese. Allora, Soboslai sicuramente è un giocatore con delle qualità molto, molto importanti. Sicuramente è un giocatore cui il cui percorso di, di crescita è stato fermato da, dall'infortunio, perché comunque a quell'età lì, quando non giochi per 3-4 mesi a causa di un infortunio, pesa tanto. In generale, a me sembra un giocatore che in questo momento il ruolo che ha è la sua dimensione. Eh. È, è un giocatore che ha dei colpi super. A volte ti chiedi com'è possibile che faccia degli errori così banali e stupidi per un giocatore con quella qualità, qualità lì e allo stesso tempo ti chiedi come un giocatore con quella qualità lì eh, che fa quegli errori lì ti inventi delle giocate eh, super, secondo me potre... <ride> secondo me potrebbe giocare giocare anche titolare perché appunto per me è mancato all'ipsia un po' di uno contro uno e e Soboslai è un giocatore che meno cerca la profondità a tutti i costi e più potrebbe um, sfruttare gli uno contro uno, che comunque l'Atalanta lascia sempre col campo aperto. Quindi ci starebbe come, come, come soluzione al posto di chi non lo so perché non partirei senza, senza Andrea Silva dall'inizio. Olmo, se gioca in quel modo lì, ok. Però Olmo è uno dei giocatori con l'impatto più alto in questo momento. All'Ipsia. E tedesco addirittura infatti l'ha provato centrocampista centrale in qualche partita su eh, con risultati non buonissimi tra l'altro anche contro il Bayer che avevamo visto qualche settimana fa. E, sì, è un giocatore sicuramente che può esplodere però secondo me giocatore a top top mondiale non lo sarà mai. Ecco. Magari può diventare un giocatore a top nell'Ipsia, in nel... queste squadre di... Che stanno tra quelli forti forti e un gradino più in basso. insomma. Eh, un giocatore da eh, Europa League Alta e magari riserva in Champions League in al momento, sicuramente, in... al potenzialmente momento sicuramente più. potenzialmente può diventare una riserva in un club di livello, oppure essere una star in quelle, in quelle squadre che diciamo partono da. A seconda nel girone, terza nel girone, insomma, a me sembra che la sua qualità più assurda sia il tiro, cioè, tira veramente bene. Tira, tira benissimo. Ah, qua abbiamo una, un grafico con eh, i dati di eh, Sebastian, che comunque non ha giocato tantissimo, 1298 minuti non sono tanti, in 26 partite ha fatto 5 gol e 7 assist in, in Bundes. I numeri sono grossi in realtà, però ripeto, non sono troppissimi minuti, e poi chiaramente vanno contestualizzati bene, però comunque numeri migliori di quanto mi aspettassi, devo, devo dire la verità. Specifico che Matteo, che è in chat, che ha fatto questa domanda qua. Mi ha passato un, un sito per fare dei, dei grafici molto più fighi, quindi la prossima volta uso quello. Poi te lo passo. Eh, non, ho, non ho avuto il tempo di prepararlo adesso, però la prossima volta eh, usiamo, usiamo quelli. Comunque dicevo, numeri importanti, questi qua sono percentili, eh, quindi tipo expected assist altissimi. Infatti, cioè, 7 assist ha fatto in, in 1390 minuti, sono tanti. Sono eh, 0,37 expected assist per 90 minuti, quindi niente male. Eh, io volevo farti una domanda in generale su, sull'Ipsia perché eh, è una su, squadra. Sul che... suo i minuti sono appunto per quello che dicevo prima. Che in questo momento Olmo, Tunku, Andrea Silva sono insostituibili. Eh, lo spazio che li trova sono nei ritagli oppure appunto giocando in un ruolo non propriamente suo. Diciamo che hai minu i minuti che si merita. Per adesso, allora la cosa che ti volevo chiedere io. Eh, perché tu sei l'esperto italiano dell'Ipsia ormai, cioè devi, devi saperlo. Visto che dovete sapere che Axel ha abbandonato gli scarpini analisti <ride> da, al chiodo, però guarda sempre l'Ipsia perché è innamorato di Nkunku. Quindi io ti volevo chiedere, al di là di Nkunku, che chiaramente è la stella di questa squadra, ma sarebbe la stella quasi in ogni squadra del mondo in questo momento per il livello a cui, a cui sta giocando. Poi vediamo qualche grafico anche su di lui. Qui sono secondo te tre giocatori di cui magari non si parla troppo, ma che sono veramente interessanti e veramente forti. Io ne ho due in mente, voglio vedere se li nomini anche tu. Però vediamo un po'. Sei mutato, eh? Okay. Uh, che non se ne parla in, in che senso? Che non se ne parla come se fosse un kunku, ma anche Dani Olmo. Dani Olmo ha una visibilità gigantesca, eh, il livello è buono. Qualcun altro okay. dell'11 titolare? che okay, dell'11 titolare, vabbè. No, non pensare che... a me, cioè, uno tu che sai, è nostro... che mi piace, eh. ecco. <ride> uno è il nostro tanto amato Guardiol. Che se avessi, cioè, onestamente, in questo momento qualsiasi richiesta mi fa l'Ipsia, se sono un top team, gliela do e, e me lo porto a casa. Perché è un giocatore super moderno che può fare qualsiasi cosa. Adesso mi vi ricordiamo. faccio vedere la pagina di FB Ref di, di Guardiol. Purtroppo non ho preparato il grafico, ma direi che. Basta questo. Aspettate, ecco qua. Beh, vedete un po' voi, questo gioca da braccetto sinistro, eh? Sì, ricordiamo che tra l'altro adesso non so se è secondo o terzo, ma fino a settimana scorsa era primo in Expected, expected. Threat sì. di, di tutta la Bundesliga e gioca a braccetto di sinistra, insomma. E, ed è un giocatore che difensivamente è, è forte, è molto fisico e... Veramente io pensarlo, nonostante lui adesso giochi a 3, ma pensarlo in coppia con Delict alla Juve secondo <ride> me sarebbe una coppia, magari con un allenatore diverso, ma sì, eh, ad aggredire in avanti sarebbe una coppia fuori di testa, secondo me. Quindi non vedi piccoli uh, problemi nel spostarlo a fare il centrale a 4? Non ce lo vedo perché è un giocatore molto veloce, ogni tanto ha qualche svarione difensivo, qualche dimenticanza più che altro. Però no, è un giocatore un... veloce, cioè, <ride> è un giocatore aggressivo. Cioè, 2002-2002 Un giocatore fortissimo. Infatti, è, è praticamente l'unico inamovibile in ogni partita del, dell'Ipsia. Infatti, ti ricorderai che quando tu stavi guardando le partite dell'Ipsia e ti diceva: Ascolta, ma questo guardi, com'è? Sì. E tu, eh? Boh, non ci vado troppo a caso, stavo guardando un conco perché stavi preparando l'articolo, no? E poi un giorno mi hai detto: No, comunque quello lì è fortissimo, pazzesco. Eh, pazzesco. Ma poi sa mettere dei palloni, che, cioè sono palloni da regista, e, e lui gioca 10 metri qui indietro. Insomma. E poi difensivamente è forte, non è il solito centrale, che sì, sì. Pautor, non è Pautorres, Torres <ride> Sì, sono, sono dei numeri veramente senza senso che poi non l'hanno neanche pagato tanto. No, Adesso, no, stavo, stavo cercando su Transfer Market ma non, non carica, però non l'hanno neanche pagato tanto. Quindi il primo in assoluto secondo me qui bisogna prestare uno sguardo perché ne vale assolutamente la pena. Assolutamente. Forte, 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 forte è lui. Qualcun altro? Allora... Il livello appena... più basso, eh, però. Ne no, avevamo già parlato con Angeligno per la Juve, eh? che sì? è sicuramente... Buon... 19 milioni um, un buon esterno di spinta al momento non sono convintissimo che si possa essere anche un, un grande terzino però se la Juve dovesse avere un esatto a 4 però se la Juve schierasse Danilo a destra eh, certo. i due centrali e anche Ligno comunque sarebbe una soluzione fattibile secondo me è sicuramente un giocatore con grande qualità, un giocatore <coughs> che mette dei grandi cross e, e quindi può essere comodo a tante tante squadre, soprattutto considerando che di terzini sinistri forti ne mancano insomma, in giro. Sì, il cross secondo me è la qualità migliore, ne ha messo un paio contro l'Atalanta, il gol, Zapacosta. e anche per la traversa di Soboslai l'ha messo lui il pallone, crossa veramente da Dio. <ride> Comunque, la discussione su il terzino sinistro, offensivo, con Danilo che fa il terzo, quante volte abbiamo avuto questa conversazione? È sì, quel sì. ecco giocatore lì? Magari alla Juve servirebbe uno più dinamico ancora, uno che sappia strappare il profilo del, della Juve che serve sì. lì. Lo sappiamo tutti qual è e la Juve ce l'aveva in casa. Ora, non so se in questo momento possa, possa essere utile perché con l'infortunio che ha fatto gli europei. Chiaro, eh, chiaro. Però Spinazzola era quel giocatore lì che serviva in quel momento. Cioè, era il giocatore che andava messo lì a sinistra nella squadra di Pirlo, per dirci. Insomma. Certo. Eh, effettivamente, guardando un po' meglio i numeri di Angelinio, lui è il classico. Regista offensivo come terzino, non il regista offensivo che viene dentro il campo in realtà, perché sta sempre abbastanza all'arco, poi vediamo meglio le heat map. Però ha numeri folli eh, in creation, perché ha 98% per expected assist, 95% per key passes, ed è anche eh, 88% per shot creating action da passaggio da open play. Mentre in dribbling ha numeri pessimi. Eh. 28 per, per tentati, 25 per dribbling completati, e eh, 41 per percentuali di dribbling quindi è diciamo che in, da movimento a posizione statica. Non ti crea troppo. Eh. Devi mettere delle condizioni di poter farti il passaggio decisivo sulla tre quarti, però in uno contro uno in realtà non c'è. E anche difensivamente, non è proprio presentissimo. Sì, mh, poi sempre facendo il discorso sulla Juve, eh, bisogna anche. Eh, abbastanza, abbastanza. E, mh, chiaramente quando compri un terzino di spinta a sinistra devi fare il discorso quadrato che è in scadenza. però onestamente, con il Chiesa che abbiamo visto prima dell'Infortunio, non ero molto convinto di metterlo a sinistra. Ma quel Chiesa lì, anche se dovesse andare a sinistra per rientrare, lasciare spazio a, a Angherino, sarebbe una buonissima soluzione. Insomma. Sì. E, tra l'altro vorrei fare notare che la catena di sinistra del, dell'impostazione dell'Ipsi è Guardiol, Angeligno Enkuku, o Olmo se vuoi che comunque c'è di, eh, di peggio allora il terzo nome te lo faccio io è un nome diverso ah, se ne è parlato molto dopo la da col Borussia Dortmund per ovvi motivi ed è il centrocamp centrocampista centrale l'abbiamo sfilato anche agli europei Vediamo se riesco a mettere il grafico anche Ed è comunque. Conrad Limer, questi sono i numeri di Conrad Limer. Adesso vi cerco anche la pagina di FB Ref. Se magari riesce a darvi un pochino più di contesto. A me ha stupito molto. Cioè, l'ho visto anche giocare abbastanza l'anno scorso perché, come ti ho detto, ho preparato l'articolo su, su Nagelsman. Però è forte, cazzo. <ride> è fortissimo, secondo me. È, a, è del 97, quindi comunque ancora margini di miglioramento se non troppissimi, seppur non troppissimi è un giocatore di un'intensità fuori dal comune, è molto bravo in conduzione e si sta rivelando molto bravo anche sotto porta ha fatto 4 gol e 4 assist quest'anno quindi per dire, eh, tornando al mio argomento preferito che è il, è il Barcellona se Bacciano Barcellona vuole giocare in un profilo diverso da quelli che ha invece di andare a prendere che sì, faccio un discorso ipotetico con soldi infiniti ovviamente avrei preso più un profilo come lui, che sicuramente ti dà veramente diversi, qualcosa di diverso e qualcosa di utile cosa ne pensi di lui? giocatore con un'energia assurda, polmoni assurdi, tecnicamente me, però è un altro giocatore che legge da Dio lo spazio, un giocatore che si sa buttare dentro, anzi queste settimane si sta buttando sempre di più dentro in mezzo all'aria, la doppietta col, col Borussia Dortmund è casuale, però non, non del tutto, insomma, è un giocatore che inizio dell'anno partiva dietro sia ai Dara che a, a Adams. Eh, però alla fine il centrocampo quando ci sono lui e Campo la gira due volte in più. Si completano perfettamente, secondo me. Sì. Giocatore che sicuramente se ti serve uno che ti spezza le linee con la dinamicità, uno che ti pressa qualsiasi cosa è un giocatore di livello. Voglio sì. dire, non penso diventerà un giocatore da No, Manchester no, certo, City certo. Real Madrid. Chiaro, chiaro, chiaro. Però, Però due era due. proprio quello il discorso: il nome di cui si parla meno c'è il fenomeno che di cui si parla poco ed è Guardiol. C'è il, eh, il giocatore interessante anche in ottica italiana. E poi c'è questo ragazzo qua che, comunque, è il classico giocatore che piace molto ai tifosi. No? E Secondo me, è nato per giocare una mediana 2 perché ha talmente tanto dinamismo, tal occupa talmente tanto campo nelle due fasi che sembra di giocare in 3 a centrocampo soltanto perché c'è lui. E poi è l'accompagnamento perfetto per il classico. Regista, vertice basso, che magari ha tanta tecnica, non ha troppa corsa, quindi si completano alla perfezione. È un po' un Cantè dei poveri con una fisicità diversa nel senso di altezza. Perché comunque, Cantè è forte fisicamente. Limer, mi sa che boh, 1,80 ci arriva anche di più. Sì, sì. Quindi, il classico giocatore, siccome fortissimo in una, in una mediana a due, in una squadra che corre, 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 corre. Sì. Esattamente come diciamo prima. Di Ecco, bene. <ride> eh, esattamente come dicevamo come con Demiral nella difesa dell'Ipsia liner, nel, liner nel centrocampo del, dell'Atalanta, non sarebbe proprio malissimo. Ti faccio altri allora. nomi al volo così? Sì, allora, sì, perché, manca, perché io, nel frattempo, dei... metto la grafica che ci hanno esatto. preparato, quindi eh. vediamo anche un po' meglio come pensiamo che giocherà il Lipsia. Poi magari i nomi che fai non sono necessariamente qui perché ci sono anche ballottaggi, eh, però. Vai pure io, metto la grafica di... che ci ha preparato Nicolò. Allora. Ecco la... Ah, che ecco. bello! Lissima Cannon, abbiamo parlato già. Un giocatore che secondo me deve farsi ancora qualche anno all'Ipsia per crescere. Però è un giocatore a potenziale altissimo. Uh, Orban, secondo me, è un giocatore che è nella sua dimensione. È il leader della difesa, e però è questo giocatore qua. Uh, Mukielè. Che è, il, che è il ballottaggio con Henrix? È un giocatore che può fare, secondo me, molto più potenziale come braccetto di destra perché ha tanta corsa, tanto fisico. Palesemente, eh, proprio palesemente. Sì. fa fatica quando arriva vicino alla porta, nonostante corra molto bene, cioè corra sì, molto sì. bene anche in avanti. Fa fatica vicino alla porta. A centrocampo ci sono appunto Aydara e... E, e Adams, che sono giocatori comunque da guardare insomma perché sono giovani e, e, e di livello poi chiaramente ci sono vabbè a parte su Boslai dietro ci sono le, le nuove leve come eh, il ragazzino spagnolo che non mi ricordo come si chiama che entra ogni partita si sì. sì, è entrato anche con l'Atalanta infatti non sapevo chi cacchio fosse sinceramente non l'ho mai visto eh, non è non ricordo, uno, non un altro che ha un fisico importante una tecnica da mezza punta può diventare un bel giocatorino insomma e... poi c'è il povero Al Al Alstenberg. Sì, Alstenberg che si è fatto, si è rotto di tutto, però comunque è ancora giovane. Insomma, quindi. Qui di... è il Klosterman della fascia sinistra, nel senso che è un terzino. Poi è arrivato Nagesman, l'ha messo a bracciato di sinistra e gli ha cambiato il ruolo come ha fatto appunto sì. con Clusterman. Mm, più grosso di Klosterman, anche più sì. tecnico, Secondo me più bravo a condurre. Comunque hanno tanti, giocatori, hanno tanti giocatori interessanti. Bel gol contro l'Offenheim con un tiro di controbalzo al volo e sinistra. Queste sono le map della squadra, come vedete sono anche perfettamente... Sovrapponibili nel senso proprio nei ruoli giusti, giusto, giusto Simakan che magari ha giocato a sinistra una volta sì. o due. Eh, notiamo come Orban tende a giocare abbastanza dietro. In realtà, comunque, spesso eh, rimane dentro il limite dell'area. Lo dicevamo, non è un campione, però è il leader. E comunque, se la cava a impostare, non è male. È un po' un elefante. Un elefante. Eh, è un elefante. La differenza tra Simakan e Guardiol nella. Impostazione evidente: Gortio praticamente fa la mezzala sinistra. Per quanto va avanti, perché non puoi non sfruttare tecnicamente le, le sue abilità tecniche. Simacan, invece, meno. Anche Illigno e Henriks in ampiezza, soprattutto. Devo essere sincero: mi sembra molto di vedere la squadra di Nagelsmann. Sì. <ride> Secondo te è, è più Nagelsmanniana la squadra di tedesco o era, lo era più quella di Marsh? Più quella di Tedesco, ma d'altronde parliamo di, di allenatori che hanno fatto corsi da allenatore insieme, che hanno fatto le stesse le stesse giovanili. Che hanno allenato nella stessa giovanili Sono giocatori esattamente della stessa scuola. E, e si vede, insomma, non so sia comunque qualcosa lì che tra l'altro sta facendo un buon lavoro adesso al Leeds, ha sostituito Bielsa e sta salvando il Leeds, sì, ma... <ride> letteralmente, è un bravo allenatore. Eh. Dicendo la verità, il Lips è iniziato molto male, ma è iniziato molto male perché si è trovato in un girone della morte, cioè questa squadra qua poteva tranquillamente passare il girone con Manchester City e PSG, se non se le buttava via le partite adesso, perché col Paris Saint Germain ha perso 4 punti. Eh, ha perso tre punti in casa contro, contro i belgi. Erano sette punti in più e passa tranquillamente il girone in Bundesliga. Ha avuto qualche difficoltà soprattutto dietro, però è stato anche abbastanza sfortunato. Insomma, Marce. Indubbiamente, ci fa una domanda interessante. Io ho una mia idea. Voglio vedere cosa ne pensi tu. Quindi, meglio: zapata o Muriel dal primo minuto, anzi, Muriel dal primo minuto. Considerando uh, come difendono e chi sono i difensori. Allora, eh, chiaramente penso che ci siano pochi tifosi di calcio al mondo che non sono fan di, di Muriel perché fa quelle cose che abbiamo visto eh, all'andata, però, all'andata abbiamo visto anche che ha fatto quella roba lì. Ha fatto un tiro di sinistra e poi si è spento totalmente, perché palesemente non ce la faccia più. Cioè, veramente è in condizione fisica da giocare 20 minuti. Muriel, in questo momento, Zapata è entrato, da vedere anche la sua di condizione fisica. Ma è entrato, ha iniziato a fare sportellate con Orban e, e l'ha vinto il duello, insomma. E mettere Zapata lì darebbe probabilmente una soluzione in più, senza dover togliere necessariamente qualcosa rispetto a, ad avere anche Muriel, che potrebbe entrare alla fine per fare il suo colpo di genio, come, come li capita spesso, insomma. Ah, Anch'io voglio vedere Zappata titolare. Tra l'altro, mi ha fatto ridere che appena è entrato si è rivolto a Cubani e si gli ha detto: Dammela forte! Proprio si vede la sì. via, Dammela forte. E effettivamente ha mostrato di saperli gestire quei palloni. Io ho... vorrei capire perché Gasperini ha optato per questo 4-2-3-1 con questi 3-3 quartisti centrali non particolarmente mobili. In parte, sicuramente perché in fase di non possesso comunque danno qualcosa in più. Probabilmente la, la scelta è stata quella. Però secondo me poi quando devi attaccare, boh, eh, io sinceramente vorrei Zapata e poi un altro che magari riesca a crearti superiorità. Quindi o Boga, che però bisogna vedere poi là. La, eh, L'affidabilità in non possesso, o direttamente Zapata Muriel. A me non dispiacerebbe in realtà vederli insieme, però non so, cioè, potrebbe avere dei problemi anche in quel senso in fase di non possesso, perché Zapata fa un lavoro, Muriel ne fa un altro. Però a me piacerebbe vederli insieme, sinceramente. secondo eh, me il potenziale offensivo dell'Atalanta quando sono insieme è gigantesco. Il problema è proprio che vedi che la struttura Muriel è cioè, obiettivamente ha fatto uno scatto, ha fatto una delle sue azioni, ha preso fallo, ed era lì che, che boccheggiava ed erano passati 15 minuti. Cioè, proprio non è in condizione fisica. Quindi, meglio da lì quei 20 minuti alla fine, forse okay. ci può stare, ma però anche Zapata non sta benissimo come hai no, come giustamente detto. Tra l'altro chiedo a, a Mattia che in chat, perché magari mi, me lo Ma so perché Malinowski non ha giocato? Non so. tra l'altro Miranchuk, in posto di... Piuttosto che Malinowski. Comunque io volevo far vedere oh, una cosa che mi ha incuriosito dalla partita dell'Atalanta, se riesco. Eh, perché abbiamo visto che l'Atalanta storicamente... Aspettate... No, che cacchio si fa? L'Atalanta storicamente gioca a tre, no? Eh, però quest'anno soprattutto ha eh, mostrato eh, di sapersi adattare e di saper giocare anche, anche a 4. E l'ha fatto in questa partita qui. Aspetta, perché Gasp è matto, giusto? Maninowski credo non ci stia troppo con la testa. Io Maninowski li voglio bene, ma ho notato che con la testa c'è solo in Europa League. Eh? Cioè, io l'ho preso al Fantacalcio in Europa League. Ha fatto tipo 4 gol e 2 assist. Eh, da dopo, i dopo i gironi, diciamo. <ride> Vabbè. Eh... Vediamo se riesco a recuperare l'immagine Ok Eccola qua Allora, dicevo, l'Atalanta ci ha abituato a giocare a 3 In questa abilità però ha deciso di giocare a 4 E secondo me lo farà anche a ritorno Lo farà anche a ritorno perché comunque, come abbiamo detto, l'Atalanta ha giocato meglio Elipsia, meritava qualcosa in più La cosa che mi ha incuriosito tanto è il fatto che sulla fascia sinistra, in questo caso qua, eh, lato forte e lato destro, lato debole e lato sinistro, l'Atalanta non aveva minimamente ampiezza. Non aveva minimamente ampiezza perché la paura più grande di Gasperini, e ne aveva okay, abbastanza ragione, erano le transizioni dell'Ipsia. Di conseguenza ha ah, optato per giocare a 4 perché? Perché quando l'Atalanta gioca a 3, come sempre, a prescindere dal modulo... Vuole creare queste, ehm, questi sovraccarichi laterali, queste fasce laterali che devono essere belle piene, sempre svuotando il centro, per creare superiorità numerica. Gli è andata anche bene che il tedesco ha deciso di non pressare e di lasciare la palla sugli esteri per poi pressare, ma in realtà era sempre in inferiorità numerica, quindi non una grande idea in realtà. Però quando l'Atalanta difende a 3, voi togliete questo qua, questo qua è Zappacosta, Zappacosta non c'è, mettiamo che gioca un'altra. Zappacosta è qui. È molto alto Di conseguenza quando sai il braccetto L'Atalanta rimane sempre a 2 dietro E se l'Ipsia ha questo 5-3-2 Rischi il 2 contro 2 ogni volta Quindi giocando a 4 praticamente Ha lasciato Zappacosta fare quasi il braccetto sinistro In realtà Così da essere sempre pronto poi eventualmente Sulle transizioni Allo stesso modo Pur perdendo in ampiezza Avere un giocatore qui un pochino più stretto Ti permette di essere secondo me più pronto poi Nei ribaltamenti di fronte è una cosa che onestamente mi ha incuriosito tanto. Cioè, secondo me Gaspini la parità tatticamente l'ha proprio vinta, ha proprio capito quali erano i punti deboli dell'Ipsia e li ha sfruttati alla grande. La cosa che mancava era l'imprevedibilità, quel qualcosa in più, qualcuno che salti l'uomo, perché il Muriel lo fa, però il Muriel lo fa anche in una zona già un pochino più avanzata del campo. Qualcuno qui, perché Pessina, con tutto il bene che gli si può volere, che è anche un possibile nostro ospite, tra l'altro, quindi bisogna trattarlo bene. Comunque ha delle caratteristiche offensive non particolarmente rilevanti. in con la palla tra i piedi, bravo senza palla, anche Pasalic, molto bravo senza palla, meno con la palla, Cook Miners in realtà è forte, è forte in tutto, Cook Miners. Quindi, io vorrei vedere. Boga in questo senso qui. Oppure sia Zapata che Muriel proprio per cercare di eh, rompere il, il muro che Lipsia, comunque, mo ti ha mostrato di, di saperti mettere davanti. Abbiamo visto anche il baricento che era 36 metri, contro quello dell'80 che era 52. Quindi. Bene Gasperini, preparata bene, ma manca qualcosa in attacco. Ma anche Malinowski ti sa dare qualcosa in più, in questo senso. Eh, senza dover andare a chiedere a Boga o, o Muriel Zapata. Poco bene ultimamente... Eh, chi? Oh, sono due messaggi in chat che non riesco a decilare, quindi argomentati di più. Quindi io mi aspetto la stessa partita per l'Atalanta. Non, non, so, non vedo perché cambiare. Pensi che l'Ipsia possa cambiare qualcosa? Al di là degli uomini che come tu si sì, mancan magari. Eh, potrebbe cambiare gli uomini. E comunque il tedesco è uno che le partite le ha sempre preparate bene. Quindi mi aspetto che uh, qualche soluzione la trovi. Insomma, anche perché quello che ti ho scritto qualche tempo fa, uh, io vedo nell'Ipsia una squadra molto molto matura. Ecco. Dobbiamo tenercelo buono perché è amico della redazione Fortissimo, fortissimo e... no, Una squadra molto matura Che sa interpretare le partite Per i vari momenti Bravo. In modi molto diversi E Quindi mi aspetto una reazione dall'Ipsia L'Ipsia poteva vincerla questa partita eh? Poteva finire 3-2 poteva finire... poteva finire in ogni modo Insomma e... Però oggettivamente la partita l'ha giocata meglio L'Atalanta e l'ha vinta Chiaramente Gasperini rispetto A, a Tedesco Chiaro che, se guardiamo la qualità che ha questa squadra, ha qualità in campo infinita, ha un giocatore che chiaramente l'Atalanta non ha. Adesso ne parliamo. Però ha anche tante soluzioni alternative a lui, insomma. Tra l'altro, tu ti chiedevi come è possibile che non vadano in finale Barcellona e Y. E hanno avuto molta difficoltà, tutti e due, a, a questo punto che non ha trovato proprio la sua nemesi. Uh. Lì ci ha trovato una squadra che a livello di ritmo ci sta. Quindi l'hai nominato il miglior giocatore della Bundesliga, Christopher Nkunku. Questi sono i numeri di Nkunku. Sono abbastanza importanti. <ride> cioè È tutto sopra il 90% praticamente. E come ho già fatto vedere ad Axel, è passato un po' di tempo, però lo ripropongo, ho fatto un paragone con un altro giocatore offensivo piuttosto forte per vedere un pochino come se la cavano l'unkunku eh, nel nel confronto ecco questo quello rosso è un kunku quello blu è salà cioè non eh, pessina no pessina no scusa miranchuk <ride> questi questo è il confronto tra un e salà e il confronto ci sta eh ci sta tranquillamente certo Salà fa le cose che fa a un livello più alto per adesso di un però come possibilità, Come potenzialità siamo molto, molto, molto alti su Kung. Vi rispammo l'articolo di Axel di quello che vuoi su Kung, Adesso faccio vedere anche il, il grafico su, sugli expected goal. Vai a ruota libera, se vuoi. Ne <ride> um, abbiamo parlato tanto. E... Il fatto è che passano le settimane e i numeri non calano in nessun modo, anzi, aumentano. Siamo per arrivare a 30 gol stagionali, Potrebbe, probabilmente arriveremo sopra i 17-18 assist e, ed è solo parte insomma, di, di, di quello che mostra in campo perché veramente mostra di essere un giocatore adatto ad ogni sistema, adatto a ad ogni modo di giocare. Um... Guarda, do i numeri per essere più precisi. In stagione siamo a 42 partite, 28 gol e 18 assist. Con un concuparti da 1-0. Niente ecco. di più, niente di meno. Sì, e eh, 18 assist vengono da... Eh, cioè, è su Transfermarkt? Sì. sì. Okay. Perché io penso che di questi 18 assist possono provenirne 4 o 5 almeno da... Essersi procurati i calci di rigore perché io ho 4-5 rigori guadagnati da lui li ho visti, ma comunque anche di assist puro-puro andrà sopra i 15 entro fine stagione, quindi cambia poco il discorso insomma. La domanda di, di Matteo? C'è l'articolo anche in realtà, nel caso. E, e, mh, al Paris Saint-Germain non si sono accorti del ruolo, secondo me, più che del talento, e hanno fatto... Um, la mossa contraria di quella che ha fatto Marsh che gli va dato il merito di aver fatto la mossa di metterlo più avanti e di farlo giocare runter, e ha cercato di portarlo indietro. Può giocare mezzala, però farlo giocare mezzala è come mettere una Ferrari e farla girare in tangenziale. Insomma, cioè. e poi lì dec ha deciso lui di andare perché comunque il Paris Saint Germain l'avrebbe tenuto. Mm, a questo punto penso che proveranno a riprenderlo, o comunque qualcuno proverà a prenderlo offrendo tanti tanti soldi. Pep, svegliati. Eh. Pep, svegli... Tra l'altro, anche Nagelsmann, in realtà che non è che non abbia capito il ruolo con Hagelsman giocava dietro la punta cioè questo 3-4-1-2-3-4-2-1 però tra i due e tre quarti era quello che veniva in conto quindi faceva praticamente la mezzala sinistra molto offensiva quindi io l'ho anche visto giocare tanto però cioè era forte però mh, tutta la parte di lettura degli spazi soprattutto in profondità in realtà non si era notata troppo quindi wow sì perché <ride> comunque quello era il lavoro che faceva Werner quando c'era Werner Figurati, <ride> grazie Luca Se fosse verdi. solo Magnan Perché veramente c'hanno Una quantità di giocatori che ha lasciato andare E che rischiano anche adesso Di lasciare andare Che è importante insomma e sì al, al, Con Nagelsmann c'era prima Werner Che faceva più o meno Quella cosa lì uh, la fa da dio, eh? la fa veramente da dio E la fa molto bene E poi quando è andato via Werner Comunque Nagelsmann possiamo dirlo direttamente proprio pensava che quello forte fosse Olmo cioè Olmo era al centro del, del, dei suoi tre quartisti, diciamo. anche i migliori sbagliano come abbiamo visto ieri allora siamo a ah, qua eh, vi ho messo il grafico il rapporto tra goal e expected goal di Nkunku negli ultimi due anni cioè a fine quello che, quello che importa e si nota proprio una cosa in maniera molto chiara: che Nkunku non è un grande goleador storicamente, anzi, va per lo più in underperformance. Poi è arrivato quest'anno ed è impazzito. <ride> Quindi la domanda è: può tenere questi numeri? Secondo me, può tenerli questi numeri, è, è molto dovuto al fatto che giocava in una posizione diversa. Giocando in questa posizione, i numeri sono questi. Magari non questo picchio, questo picco qua, però già qua ci può stare, eh. siamo proprio di un giocatore di livello superiore e i giocatori di livello superiore fanno over performance di expected goal sì, il fatto è che è tutto l'anno che mantiene quei numeri, cioè non è che eh sì, si sì. alza si abbassa, si alza, si abbassa è, è sempre un giocatore che, che sta segnando tantissimo anche, anche il gol che ha fatto domenica contro l'Offenheim su punizione controllo di destra al volo che è già un controllo che fanno in tre Uh, arriva il difensore a chiudere, sterza sul sinistro, incrocia di sinistro. Eh, è quello che provavo a dire anche nell'articolo. cioè Provi a cercarli i, i, i lati deboli, le, gli aspetti negativi. e Dici, cavolo, magari non è così forte col mancino. Invece, dopo ti fa quei gol, lì, ti mette il passaggino così. Non è forte di testa. E poi contro l'Offen, ma l'appoggia lì per il compagno eh, per il gol del 3-0. Sa fare tutto. E quest'anno è esploso. Nel nella produzione di gol, mantenendo quei numeri di assist che aveva già due anni fa. Tra l'altro, anche se è un po' una banalità quella che, quella che sto dicendo, l'Atalanta chiaramente dovrà stare attenta soprattutto a lui, ma io pensavo a una situazione in particolare, quella che abbiamo visto prima, che l'Atalanta lascia impostare Klosterman per poi far andare i palloni dritti verso la punta, l'Atalanta ci sguazza negli anticipi, Andre Silva, magari più delle volte riesce anche a, a placarlo e ad anticiparlo. Un Kunku, in realtà, è talmente agile, cioè riesce proprio a fermarsi e a cambiare direzione e velocità tale che lo perdi. Secondo me, cioè, la parola arriva a lui: lui cambia, eh, come dire, il, il, il perno e va da una parte e tu vai dall'altra. Ti ricordi l'azione che hai fatto vedere di Malinowski contro Delict, Lict, no? In quello lo fa perché ha un corpo, un corpo diverso, un'agilità diversa. E, se da quella situazione l'Ips riesce a uscirne con Kunku che saluta il, il suo marcatore, poi sono son problemi perché il, campi, il campo si apre, si apre molto. Quindi se l'Atalanta fa la stessa parità dell'andata, e non vedo perché non dovrebbe, un pericolo è questo. Poi, al di là di tutti i pericoli che può crearti in Kunku dentro una partita, però visto che quella situazione si è vista veramente tante volte, Diciamo la mossa, la parte... Il, come si dice? La, la, la cosa migliore dell'Atalanta può essere un problema quando sfidi un giocatore che in quella situazione magari riesce a, uh, a crearti un problema. Sì, perché l'uno contro uno l'ha lasciato molto molto spesso e c'è stata anche tanta imprecisione da parte dell'Ips, eh? andare... Eh, ha sì. cercato il rosso dopo 5 minuti. Sì. <ride> sì, sì, ma ha fatto delle giocate come al solito, anche, anche la giocata del rigore veramente... c'ha la guardi al replay e dici ok, bello il dribbling. La guardi live la prima volta e io sfido a qualcuno a, a pensare che, non, che strazzasse e non tirasse a giro sul secondo palo. Cioè ci hanno creduto e, tutti, ci hanno creduto dei Esatto. È imprevedibile, sembra che stai se facendo una cosa e l'altro ne sta facendo un'altra. È proprio bravo a fare finta di fare una cosa per farne esatto. un'altra. Eh, cioè, lui è bravissimo e la sua caratteristica migliore resta quella a trovare lo spazio per fare le cose, con la tecnica, con la visione il gol con l'offenheim è esattamente la stessa cosa si è visto chiuso sul destro, sterza fortissimo sul sinistro e calcia eh, bravissimo a far questo volevo cercare ah ok eh, vi metto così per completezza visto che ve l'ho fatto vedere anche per gli altri giocatori la pagina di fpref ok questo è un cuncu da attaccante l'ho messo da attaccante perché quest'anno ho giocato molto da attaccante soprattutto con Marsh, questi sono i numeri anche difensivamente si sente, tra l'altro non è uno che difensivamente si, si rilassa, questo merito comunque sicuramente della scuola in cui è andato a giocare, merito di Nagelsmann eccetera eccetera, però sì, i meriti sono veramente senza senso. Merito anche, in questo caso bisogna dare il merito al PSG che comunque due anni da mezzala ha fatti e due anni sì, di, sì. di difesa dovuto farli insomma. Tra l'altro, una cosa molto importante quando si valuta i giocatori di quella zona di campo, soprattutto, cioè quella zona di campo in realtà parlo più di, di tre quarti, è questo dato qua: Progressive Passes Received. Perché è un giocatore che sa tanti, ricevere tanti passaggi progressivi vuol dire che è un giocatore che si sa mettere tra le linee e sa ricevere il pallone, ed è una cosa veramente importante. In Kuku, come si vede, lo fa da Dio. E come dicevamo, una delle sue qualità più, più importanti è saper leggere gli spazi. È un giocatore intelligentissimo, <ride> cioè, come se non bastasse tutto il resto. È pure intelligente, quindi non gli manca nulla. Beh, Soprattutto intelligente, è proprio quello l'aspetto che... che sorprende di più. Insomma, è un giocatore a tutto tondo. Insomma. Vabbè, ah è una star. Eh, è tra i giocatori più forti. Offensivamente, più forti che c'è. Già adesso beh, io non è a livello che... dei primissimi, ma subito dopo secondo me. Penso che in questa stagione trovarmi 5 giocatori che hanno giocato meglio sia difficile. Eh. No, 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 non ci riesco. Sinceramente, sinceramente non ci riesco. <ride> ma anche se non avessi i numeri, eh. Cioè, proprio come per come gioca, ma c'ha pure i numeri. Sì, sì. Non gli manca nulla. Allora, sono le 7 e 6. Abbiamo fatto più di un'ora di live Vedi tu, vedete voi Se avete qualche domanda, fatela pure Per me potremmo anche andare in chiusura Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente Fai pure, a caso Io farei un commento Vabbè, Diolmo, visto che sono tre le star Sostanzialmente dell'Ips, Sono le tre star davanti Diolmo sì, abbiamo oh, parato anche l'altra volta Sì Giocatore bravissimo a far tutto Un altro giocatore super a leggere gli spazi Peccato che gli manchi un tiro di quel livello lì, insomma. L'ultimo tema, secondo me interessante, che possiamo affrontare è Andre Silva, visto che l'abbiamo visto anche in Italia, e. ecco, guardando il grafico in alto c'è tutto Andre Silva, insomma. Tra l'altro questo qua è soltanto degli ultimi due anni, eh, perché avevo quello di Nkunku ancora inserito, quindi ho fatto così. Se vediamo tutti gli anni prima, questa parte rosa è molto più numerosa, ma molto, 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 molto. Uno dell'Ipsia che potrebbe far comodo in Italia, premesso che sono tutti forti alla fine. Beh, torniamo un po' ai nomi di prima, no? Sì, i nomi di prima, eh, per, per tirarne due fuori che non sono i giovani, ma sono due colpi più usato sicuro, Forsberg non è un giocatore eccezionale, è un giocatore che però buttato lì in quel mezzo spazio sinistro potrebbe essere utile e avendo la sua età e avendo la sua esperienza non ti costerebbe neanche tantissimo. E l'altro è l'altro vecchio, perché vecchio non è ma più esperto dell'Ipsia che è Campbell. Uh, giocatore che sa gestire la regia e eh, forzberg faccio un nome Milan con un attaccante diverso da ibrei giruo eh, ripeto vorrei uno che sappia attaccare la profondità bene però anche per i tipi di acquisti che fa Milan certo compra giovani per lo più però non spende tanto manca un giocatore lì secondo non è malaccio come idea si sì, rischia sì. vediamo nel senso, sarebbe da accoppiare con Leao insomma eh, ci può stare dice, però. dice che sta molto nel mezzo spazio sinistro che se lo metti un pochino più a destra in più in compiti di regia fa più fatica Sf, è che mh, non so, mh, a destra forse il Milan avrebbe bisogno di qualcosa di più al centro dico eh. dice al posto di Ibrahim sì sì ci, ci, può stare, ci può stare ah tra forse... l'altro è tutto questo okay. Dobbiamo ricordare che un concu non tira i rigori. Che ne ha tirato uno. Mi è venuto in mente ah, perché Forzberg sì, sì. e Andre Silva tirano i rigori all'Ipsia. Eh, Era un'informazione così in più. hai, hai fatto bene. Tra l'altro, pensavo si... forse si vedeva nel grafico che ho messo. Nel primo, metto sempre i non penalty goal. Se non metto mai i, sì, i, sì, sì, i, sì. i gol io. No? Metto sempre i non penalty expected goal. Mai gli expected goal. Sì, e... Vabbè, a parte questo, <ride> esatto. E... Sì, Forzback potrebbe stare al, al mino. Potrebbe stare anche alla Juve mettendo Chiesa sull'altro lato. Mm, è un giocatore che comunque è un giocatore utile, è un giocatore di qualità, è un giocatore che crea occasioni. E l'altro campo appunto. Che è... chiunque abbia bisogno di un regista potrebbe, potrebbe utilizzarlo. Insomma effettivamente grandetti forzberg 31 campo il 32 madonna mi sembra che sia uscito ieri Campol, che se ne parlava veramente sì, sì. bene quando era più giovane però sì solo che è più facile che esca forzberg di Campol in questo momento per come sì. sono a livello di rosa no sì, sì, Comunque, sì, se può dire due cose su andre silva che abbiamo sviato un attimo fai pure poi ah, andre Silva andre silva prima punta io lo ammetto sono un grandissimo fan di Andre Silva da quando giocava al Porto, quando ha giocato contro lui, e già era un giocatore che mi faceva impazzire perché una prima punta. A piace. Eh, lui è super tecnico, eh, l'associazione ce l'ha, però potrebbe fare di più per la tecnica che ha. Il problema è che si mangia tanti, tanti gol e questo, questo grafico qua non rende neanche giustizia a quanti gol si mangia perché è un giocatore Aspetta. che ha. Provo a prepararlo sul momento eh, Un giocatore che ha una qualità Eccezionale Ha un grandissimo tiro E si sa creare gol da soli Quindi fa dei gol super Gol da 0-2 XG diciamo Che e infatti è esattamente questo... La media dei suoi tiri eh? Guarda, ecco. in Basso a destra XG per shot 0.2 Esattamente E nonostante questo è un giocatore Che va, va in negativo cioè, da uno come Morata ci può stare perché comunque non è un giocatore che fa gol spettacolari. Quindi o fa i suoi gol, ma se li sbagli iniziano ad accumularsi. Uh, Andrea Silva è un giocatore che ha quei gol assurdi che potrebbero compensare, e nonostante questo fa ancora fatica nel, nel rapporto. Poi è uno che crea un sacco di occasioni per sé e per gli altri, e infatti anche quest'anno è sui 20 gol, dopo averne fatti 30 l'anno scorso secondo me, leggevo prima Luca che diceva eh, rimpianto, rimpianto Milan non sarebbe diventato questo giocatore qui stando al Milan forse eh, perché l'esperienza là in sicuramente l'ha formato però al Milan farebbe, farebbe tanto bello, tanto comodo averlo lì okay, forse ci sono vediamo no, faccio un po'. È più lungo di quanto pensassi, devo essere sincero. Stavo per mandarvelo con le mie chat di Telegram dietro, quindi ho preferito giocare <ride> sinceramente. Eh... Ok. Ah, perché lui poi è proprio tecnicamente un giocatore di un altro livello, insomma. È una prima punta che con quella tecnica technic lì ce ne sono pochini. Allora, e infatti... Non segnava mai. Sì. E questo qua è ogni 20 tiri, cioè praticamente ogni punto che avete, sono 20 tiri. E poi ha avuto il momento di boom, cioè in cui segnava un gol a partita, praticamente. E adesso è di, nuovo, è di nuovo sceso, come dicevi tu. Qua ha avuto un picco. Che cos'è questa cosa? Qu cosa Quanti numeri ha fatto? Ha fatto un sì, gol sì, da infatti... 7 expected goal, Che villa anni, ma veramente stavo stavate proprio di me, Morata. Ci, ci ho pensato. Morata è più bravo ad associarsi. Per ora, secondo me Morata è più bravo ad associarsi. Andre Silva è più tecnico. Cioè, sbagliano gol simili. Eh, Però Andre è più Silva... punta. Però è più punta. Secondo me, Silva. è più bravo dentro la punta È una prima punta. Andre Silva. Andre Silva ha anche un potenziale che Morata non ha mai avuto. Nonostante per me, Morata. Io sia un... una caprezza sì, siamo... Morata Siamo due fan di Morata. Esatto. Andre Silva è un giocatore. Da potenziale molto superiore a quello che ha avuto Morata in corso di tutta la sua carriera. Che perché Andre Silva è ancora. Cos'è? 98? 97? No, no, 96 secondo me. 95, no, è vecchio. 95, ok, vecchissimo. 27 anni è, è andato. Comunque, sì, sarebbe l'attaccante perfetto per il mino. Secondo, secondo me ci sta, lo, lo vedrei bene. Come è, com è Morata tra l'altro Lo vedrei bene Morata in realtà Andre Silva Patrick Schick Secondo me in questo momento Siamo su due piani diversi Siamo su due piani diversi Però in realtà Schick eh, Schick è bravo È fortissimo tecnicamente Schick è molto bravo ad associarsi eh, Con le l'Evercuse non lo fa mai Con le l'Evercuse fa letteralmente sponda Per andare poi a, a concludere Schick fa gol per adesso Schick è in questa fase qui di Andre Silva La vedete questa qua Tutta over performance Tutta blu Schick è in questa fase qui della sua carriera Bisogna vedere se poi torna qui come ha fatto negli anni precedenti o se rimane a, a un livello abbastanza alto. Sì, Quest'arco non, sono... non sono molto dissimili come caratteristica di giocatore. Per quanto uh, giochi in una maniera un po' diversa, però le caratteristiche um, strettamente loro del giocatore non sono poi così lontane. Insomma. Secondo me, eh, Chic tira meglio. Col piede forte, meno col piede debole di Andre Silva. Ehm, a qualco, mi sembra più come dire, più fantasista anche, no? C'ha que quella cosa in più. Però sì, come livello siamo lì. Ripeto: chic, è in questa fase la crea di Andre Silva. Vediamo se continua o meno. Infatti, non abbiamo problemi a far gol. Quindi, Morata sarebbe l'idea. Ma <ride> segnerebbe di più. Brian Diaz. Penso allora. Che... No, che Morata resterà a questo punto in qualche modo. Troveranno un riscatto la Juve. Purtro cioè, no, purtroppo, per fortuna. E, e dopo si dovrà vedere come risolvere l'abbondanza in avanti, senza qualità. Perché eh, se di Bala va via, dovrà arrivare qualcuno. Insomma, la Forsberg, Come Forzberg. Ecco. Allora, sono le 7 e un quarto. Come possiamo andare in chiusura. Eh, ringrazio tutti quelli che sono passati in chat. Ringrazio Axel per la compagnia. Vedi di tornare? Eh? Non è che parli... ci sei solo quando si parla di Lipsia. Ormai Tra... guardo solo loro. Quindi, vabbè, trovo modo per farti parlare di Lipsia a prescindere. Ma vabbè, a, parte, a parte gli scherzi. Comunque, vi ricordo: eh, Freud è spuntato in quel. Sp... No, non ho capito, no, no, ma io sono fan di Morata. Niente, niente. No, aspetta, da dire. però. Ah, purtroppo. Sì, 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 non avevo capito. Lapsus. Come mi ha detto Freud, ho pensato, mi ha pensato. Abbiamo detto qualcosa a sfondo sessuale. Che <ride> no, Freud no. è tutto, tutto okay, ok. Comunque, dicevo che eh, oltre che qua su Twitch, potete trovarci sul nostro sito. The Game Press su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Youtube, su Spotify, dove esce il, il nostro podcast ogni due giovedì. Tra l'altro, finalmente siamo riusciti a trovare un ordine. Nel senso che io eh, avevamo. Ogni settimana, ogni due settimane, mercoledì Bold Online e giovedì Podcast e Io mercoledì ero morto Da adesso in poi abbiamo alternato le settimane quindi riesco a sopravvivere Poi, oltre Spotify siamo su LinkedIn e su TikTok E se avete un account Amazon Prime potete farci la sub gratuita Ci vediamo il 18 maggio, ciao Marco Qua c'è qualcuno molto sicuro dei suoi mezzi eh, È Mattia, quindi Atalanta Vediamo, vediamo che il Barcellona deve stare attento, tra l'altro, perché l'Antra è la scuola perfetta per affrontare il Barcellona. Beh, in questo effettivamente, momento. pronostico secco. Pronostico secco. Il Barça vince 2-0. Atalanta Lipsia... Secondo Atalanta in casa no... Secondo me vanno oltre il 90. Però faccio fatica. Secondo me vince l'Ipsia e neanche tro con troppa difficoltà. Vediamo, Mattia, questa se la, se la segna. Eh? Quindi mi raccomando, per una settimane... questione fisica, eh? a me sembra, squadre fisicamente in condizioni diverse, una la può pagare molto di più rispetto all'altra. Ci può stare. Poi fanno dell'intensità il loro marchio di fabbrica, quindi se manca quello è un po' un problema. Quindi abbiamo detto tutto. Vi. Ringrazio e ci vediamo suppongo tra, tra due settimane A meno che non fugga tipo alle Bahamas per andare un po' in vacanza Grazie a tutti e buone partite di Champions League Alla prossima, ciao ciao